Edulastic è una delle migliori piattaforme in assoluto per la valutazione online e a distanza. Una piattaforma che punta tutto sull'accessibilità. È molto semplice, infatti, creare degli esercizi di diversa tipologia che poi possiamo consegnare ai nostri studenti, ma soprattutto mette a disposizione degli studenti anche degli strumenti e delle opzioni molto interessanti. Si tratta di strumenti compensativi che fanno di Edulastic una piattaforma moderna basata sui criteri dello Universal Design for Learning, ovvero della progettazione didattica universale. Ma andiamo subito a vedere come funziona Edulastic. Come prima cosa dobbiamo andare sul sito edulastic.com. Se non abbiamo ancora un account, dobbiamo cliccare qua in alto a destra su Join for Free. Unisciti quindi gratis. Possiamo accedere come insegnanti oppure creare un account di amministratori o di studenti. In questo caso proveremo l'accesso come insegnanti. Possiamo creare il nostro account da zero oppure accedere con un account Google o Microsoft. Una volta effettuato l'accesso, questa sarà la nostra dashboard, dove avremo subito a disposizione un video esplicativo, una demo di prova e alcune classi ed esercizi che ci permetteranno di esplorare le principali funzioni di Edulastic. Per creare una nuova classe ci basterà cliccare qua in alto a destra su questo tasto blu New Class. Ma andiamo adesso a vedere quali sono le principali funzionalità di Edulastic. Qui a sinistra abbiamo un pannello. Questo pannello ci permette di accedere velocemente alla nostra dashboard, ci permette di accedere alla sezione Assignments, che è la pagina da cui noi potremo creare i nostri esercizi. Per creare i nostri esercizi basterà cliccare qua sul tasto a destra New Assignment. Possiamo sia scegliere degli esercizi già pronti oppure creare i nostri esercizi come autori. Possiamo poi accedere sempre da questo pannello a sinistra alla sezione dedicata agli insights, ovvero al monitoraggio dei dati analitici. La maggior parte delle funzionalità sono premium, abbiamo però anche la possibilità di visionare i risultati standard, l'andamento complessivo della classe, di singoli gruppi o anche individuale sulla base magari di consegne che abbiamo personalizzato per alcuni alunni o gruppi di alunni. Sempre qui a sinistra abbiamo poi la sezione Item Bank che ci permette di scegliere dei quiz e dei test già pronti che possiamo aggiungere facilmente alle nostre consegne. E abbiamo poi infine la sezione Test. Nella sezione Test possiamo visionare e riutilizzare o modificare delle consegne già pronte su specifici argomenti, oppure creare la nostra consegna cliccando qua in alto a destra su questo tasto azzurro dove c'è scritto New Test. La maggior parte degli esercizi presenti, se non praticamente tutti, sono in inglese, quindi possono essere molto utili se siamo degli insegnanti di inglese, ma diversamente dovremo essere noi a creare i nostri esercizi. Ma creare un esercizio su Edulastic, come poi vedremo, è un'operazione molto semplice. Andiamo però adesso a vedere un esercizio di consegna già pronto. Se clicchiamo su una delle consegne già pronte, si aprirà una scheda da cui è possibile visionare i dettagli della consegna, da cui è possibile clonarla per poterla poi eventualmente modificare, vedere un'anteprima, assegnarla direttamente alla classe. Sono poi ovviamente presenti anche i metadati della consegna, quindi il titolo, la descrizione, il grado di scuola, l'argomento e i tag, più un eventuale punteggio che possiamo assegnare al compito. Andiamo però adesso a vedere un'anteprima cliccando qua su Preview. In questo caso abbiamo una domanda con risposte a scelta multipla, che è solo una delle tantissime tipologie di esercizi che si possono creare con Edulastic, ma volevo focalizzare la vostra attenzione sulla barra che c'è qua in alto. Questa è una barra di strumenti compensativi, quindi molto molto utile dal punto di vista dell'accessibilità della consegna che andiamo a creare per i nostri studenti. Abbiamo qui la possibilità, per esempio, di utilizzare un lettore di riga che permetterà ai ragazzi di focalizzarsi meglio sulla lettura. Abbiamo poi la possibilità di aggiungere un blocco per gli appunti. Il blocco per gli appunti quindi permetterà ai ragazzi di poter fare eventuali calcoli, misure o inserire anche
del testo. Gli strumenti a disposizione, come vedete, sono davvero tanti. C'è la possibilità anche di utilizzare un calcolatore, una calcolatrice, e poi c'è la possibilità di aggiungere la pagina a un segnalibro per poterla poi ritrovare facilmente. Ma non solo, se andiamo a cliccare qua in alto a destra su Test Options, abbiamo la possibilità di cambiare il contrasto, e abbiamo la possibilità anche di cambiare, per esempio, lo zoom. Clicchiamo quindi su Apri. Abbiamo quindi personalizzato l'interfaccia dell'esercizio. Come vedete, quindi Edulastic, oltre ad essere uno strumento molto semplice da utilizzare, è anche uno strumento che punta tantissimo sull'accessibilità, uno strumento che fa riferimento a quelli che sono i criteri dello Universal Design for Learning, ovvero della progettazione didattica universale. Ed è per questo che considero questa piattaforma una delle migliori per la valutazione online e a distanza, perché va incontro anche a quelle che sono le esigenze di bambini con bisogni educativi speciali o disturbi specifici dell'apprendimento. Le tipologie di esercizi che possiamo creare inoltre sono tantissime, con la possibilità anche di dare un feedback formativo ai nostri alunni una volta che effettuano la consegna. Nel prossimo tutorial vedremo come creare la nostra prima classe e come creare la nostra prima consegna.